Buon pomeriggio, bentornati a J Live. Anche oggi saremo in vostra compagnia in diretta anche per gli aggiornamenti in tempo reale delle notizie della giornata fino alle 17 con diversi ospiti in collegamento e diversi temi da affrontare. Intanto saluto e ringrazio il primo ospite che è collegato da casa perché è con il Covid. Lo ringraziamo e lo salutiamo e siamo soprattutto contenti di vedere che sta bene. L'assessore comunale di Teramo, Antonio Filipponi. Buon pomeriggio, assessore. Intanto come sta? Allora, non sentiamo l'audio, almeno io non ho il ritorno audio in studio, però abbiamo letto dal labiale, in remoto possiamo non portare le mascherine, che sta bene, ma poi tra l'altro lo vediamo che sta bene. Allora, proviamo a sentire se lo... Assessore, c'è, sì? Allora, lei intanto mi sente, risolve il problema. Allora, assessore, può togliere le cuffie, mi dicono, perché prima nella prova la sentivamo benissimo. Nel frattempo che l'assessore sistema la questione audio, noi andiamo con i dati di oggi a proposito di coronavirus in Abruzzo, che fa registrare il record assoluto dall'inizio dell'emergenza, con 601 positivi in più rispetto a ieri, pari al 16,3% dei tamponi analizzati. Sono aumentati i casi soprattutto in provincia di Chieti e di Pescara. Nel Teramano rispetto a ieri ci sono meno casi e oggi sono 160 in provincia di Teramo i casi positivi, nuovi casi positivi al coronavirus. Purtroppo nel bilancio ci sono anche 8 decessi, di età compresa tra 53 e 94 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara. I guariti rispetto a ieri sono 37, sono 5 in più i ricoverati in terapia intensiva, 28 in più invece i ricoverati all'ospedale. Sentiamo se l'assessore ha sistemato il problema dell'audio. Ancora un attimo di pazienza. Permesso, assessore, caduto. Allora, intanto abbiamo accertato una cosa, che l'assessore sta bene. Non appena torneremo a collegarci con lui, ci faremo raccontare questa esperienza, ma con l'assessore Filipponi parleremo anche del DPCM, insomma di tutte le problematiche legate alle attività commerciali, economiche della città e soprattutto qual è il suo pensiero rispetto alle nuove restrizioni che stanno arrivando. Allora, prima di tornare dall'assessore, vi voglio parlare di un'iniziativa di solidarietà, perché anche quest'anno, nonostante il Covid, tornano i cioccolatini della ricerca dell'AIRC, un'iniziativa che ogni anno ha visto in piazza i banchetti AIRC per vendere i cioccolatini, è uno degli appuntamenti tradizionali dell'AIRC. Quest'anno i cioccolatini non saranno in piazza, ma l'AIRC li vende lo stesso. Tra breve vi dirò in che modo averli, ma prima, questo intanto è l'appuntamento, i cioccolatini della ricerca. Quest'anno AIRC vi aspetta su Amazon e Banco BPM. La ricerca cresce, purtroppo è importante la ricerca, perché soprattutto in questo periodo si continuano a registrare dati importanti per quanto riguarda il cancro. Intanto io vedo l'assessore, che l'abbiamo ripristinato in Eccomi. collegamento. Oh, finalmente lo sentiamo anche oltre a vederlo. Allora, stavamo dicendo, assessore, voglio far vedere uno spot perché i cioccolatini dell'AIRC quest'anno non si possono vendere in piazza per le restrizioni da coronavirus, però si possono acquistare attraverso altri canali. Intanto vediamo questo spot e poi torniamo a parlare con lei. Grazie. Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Io non ho mai fumato in vita mia, ho sempre fatto sport, eppure 10 anni fa mi hanno diagnosticato un cancro al polmone. Tutti pensano che una cosa del genere capiti sempre agli altri, ma può capitare a tutti e si può guarire. E nel mio caso si possono avere anche dei bambini. Fai crescere la speranza di un futuro senza cancro con i cioccolatini della ricerca. Dal 1° novembre li trovi nelle filiali Banco BPM e online su amazon.it. Dunque, acquistateli anche quest'anno, dal 1° novembre in poi, su Amazon e su Banco BPM. Assessore, Sì, eccomi. tutto bene, sì?
Sì, tutto bene, per fortuna, a parte qualche sintomo leggero, un po' di febbre, un po' di spossatezza, insomma, sto bene, per il resto sto bene, sì, grazie. Adesso ce l'ha ancora la febbre? In questo momento no, è circa un giorno che sono senza febbre, quindi sono in contatto con il mio medico di base e adesso va tutto bene, Per assolutamente. adesso, insomma, se la febbre non ce l'ha più da un giorno, in teoria sta andando almeno verso la guarigione dalla malattia. Sì, anche se i medici dicono che è una malattia dove la febbre va e viene, quindi insomma bisogna aspettare un pochettino, ma voglio dire, le condizioni di salute in questo momento sono ottime, non ho nessun problema, a Sta parte un po' di febbre, lavorando. un po' di spossatezza. Sì, lavoro Lavorando da da casa. casa. Esatto, stiamo lavorando da casa, siamo in contatto continuo con il sindaco questa mattina, anche tutte le persone che sono state a stretto contatto con me hanno effettuato i tamponi dal test della ASL, quindi insomma non abbiamo nessuna idea che ci possa essere comunque un focolaio interno perché comunque non abbiamo avuto probabilmente dei contagi diretti, non ci sono stati dei contatti stretti tra me e l'altro contagiato dell'ufficio commercio, quindi probabilmente sono casi isolati, però insomma è bene adesso in questa fase controllare tutti perché comunque sono persone molto esposte che incontrano tantissime altre persone quotidianamente, quindi chiaramente si è andati in questa direzione, già questa mattina sono stati effettuati i tamponi. L'assessore Core, che era l'assessore che aveva avuto contatti più diretti con lei, ma soprattutto con un positivo degli uffici del comune, è in isolamento in attesa del risultato del Esatto, tampone. sì. Tutti coloro che sono stati più a contatto con me in maniera più continuativa e in maniera anche più diretta sono in isolamento. L'assessore Core in primis, poi chiaramente anche alcuni dell'ufficio commercio, alcuni dipendenti, perché nella mattina di sabato, dove io non avevo nessun sintomo, quindi ho incontrato anche se salutati di passaggio, però nell'ufficio ho incontrato dei dipendenti, un paio, quindi anche loro sono in via cautelativa, sono a casa in questo momento. Quanto ci riguarda, noi abbiamo rapporti quotidiani con voi amministratori ed è sempre stato sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus veramente molto attento al rispetto delle regole. Credo, insomma, non la vediamo più come la sto vedendo in questo momento da 2 mesi. Lei è sempre rigorosissimo nel portare la mascherina, però lei è la prova, come dicono e soprattutto quello che ci dicono i dati, che purtroppo il coronavirus è dietro l'angolo per tutti. Bisogna Sì. mantenere le distanze, bisogna attivare, no, tutte le regole anticontagio, però può succedere a chiunque, anche alle persone molto attente. Sì, esatto. Io ho indossato sempre dispositivi di sicurezza, mi ripetevo sempre tra me e me come se fossi un contagiato, cioè la portavo sempre la mascherina per tutelare gli altri e per tutelare me stesso, come se già avessi il Covid. E credo che se entrassimo tutti in questa mentalità, sicuramente tanti problemi li potremmo evitare, perché comunque siamo di fronte a dei contagi in crescita esponenziale, a fronte da un lato, insomma, Abruzzo. sì, l'Abruzzo, sì, Seicentouno. oggi anche il dato di Chieti è preoccupante. Quindi voglio dire, è un momento veramente molto molto delicato dove veramente ognuno deve fare la propria parte e non ci possiamo più permettere veramente la minima disattenzione per tutelare i nostri cari e per tutelare tutta la nostra comunità. Io veramente la mascherina l'ho indossata sempre, anche nel mio ufficio quando da solo indossavo la mascherina, era una rarità, insomma, che la togliessi. Credo, penso, sono sicuro quasi al 100% di non essere stato contagiato all'interno dell'ufficio, però insomma è sempre troppo complesso definire un contagio diretto. Insomma, io non ho idea di come possa essere stato contagiato. In questo momento non ho nessuna, anche perché ci sono tantissimi sintomatici, quindi vuol dire che è molto difficile da
da definire questo aspetto. Assessore, ha avuto paura quando ha capito che aveva i sintomi del Covid? Guardi, veramente paura no per un motivo molto semplice, perché fisicamente non sono mai stato male, quindi sicuramente quando arriva la notizia un pochettino c'è un attimo di riflessione naturale, credo, su quello che ti aspetta, però ecco, voglio dire, paura, sinceramente mi preoccupava più il pensiero di tutte le persone che avevo incontrato, quindi immediatamente contattare tutti per insomma, metterli a corrente della mia positività, in modo che ognuno potesse anche fare i controlli del caso. Quindi, ecco, forse in questi momenti, quando si sta bene, si pensa più agli altri che a se stessi, voglio dire. È chiaro che se la malattia dovesse diventare un po' più complessa per me, è chiaro che non è una malattia semplice, lo vediamo anche nella nostra comunità, ci sono dei ragazzi della mia età che stanno combattendo duramente con questa malattia, quindi non va presa assolutamente sotto gamba. Però per adesso io, insomma, sto bene, quindi paura per adesso no. Due bambini piccoli. Esatto, io sono in casa con due bambini piccoli, con mia moglie, che anche lei presenta qualche sintomo di malattia. Siamo in attesa di tamponi. I bambini stanno bene, per fortuna, essendo molto piccoli, non possiamo lasciarli a nessuno, devono stare con noi. Noi indossiamo la mascherina anche dentro casa, cerchiamo di mantenere il più possibile bassa la carica virale. Però insomma è questo, purtroppo non abbiamo altre possibilità. Per fortuna i bambini piccoli come i suoi, insomma, non si ammalano, magari possono contrarre il virus, ma non sviluppano la malattia. Sì, esatto, così sembra, perlomeno nel nostro caso, forse il più grande ha avuto un po' di stanchezza fisica inizio settimana, però niente di più, quindi febbre, continuiamo sempre la febbre, eccetera, stanno bene, quindi per fortuna andiamo avanti così. Bene, intanto ribadisco, ci fa piacere vederla bene, perché almeno apparentemente, insomma, è evidente che non ha dei sintomi gravi, ma siamo convinti, insomma, che al di là del fatto che questa è una malattia strana, insomma, che può presentare sintomi diversi anche a distanza di giorni, noi siamo convinti che, insomma, lei l'ha superata. Grazie, A grazie mille. vederla così ci sembra di poter dire questo. Allora, assessore, lei continua a lavorare da casa. Intanto le diciamo, ma lo saprà già, che per domani i commercianti teramani, una parte dei commercianti teramani scenderà in piazza contro le restrizioni, contro le nuove restrizioni del governo. Lei che posizione ha al riguardo? Noi siamo stati tra l'altro un paio di sere fa in giro per la cosiddetta, tra virgolette, movida teramana. Abbiamo fatto un giro alle 18 per vedere come si stavano comportando i bar e i ristoranti. C'è stata anche un'attività commerciale che è stata multata, per caso ci siamo capitati, e poi una città sinceramente vuota dopo le 18, intorno alle 20. Sì, è chiaro che il diritto a manifestare è un diritto sacrosanto, soprattutto in un momento come questo dove si ha veramente tanta paura, parlo in particolare delle attività commerciali più coinvolte dalle ultime restrizioni. Quindi l'importante è che la manifestazione poi si tenga nel massimo rispetto delle misure anti-Covid. Anche di questo ci siamo sincerati questa mattina con il sindaco, non ci sono assolutamente problemi, stiamo provvedendo anche all'autorizzazione della stessa. Chiaro, parte questa manifestazione parte soprattutto a un background importante di rispetto.
Ancora un problema di collegamento, tra breve lo ripristineremo. Io intanto vi ricordo ancora i dati sul coronavirus di oggi, è il dato più alto dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo con 601 casi, 160 in provincia di Teramo. Si stanno alzando i casi nelle province di Chieti e Pescara, che erano state finora meno coinvolte in questa seconda ondata. Restano alti i dati in provincia dell'Aquila, che è la provincia abruzzese che dall'inizio della seconda ondata è stata più colpita dal coronavirus. Eccolo qui, assessore. Eccomi, oggi ci fa degli scherzi. Purtroppo la connessione che non, oggi non è il massimo. Allora, dicevo che il background di questa protesta è un background di ristoratori, di soggetti che lavorano nell'ambito della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, ma ci sono sicuramente anche titolari di palestre, eccetera, che sono i più colpiti chiaramente da questo ultimo DPCM. Anche io all'alba del DPCM dissi che probabilmente la misura delle 18 per la ristorazione era una misura poco equilibrata per quanto riguarda la ristorazione, ma proprio perché avrebbe potuto creare l'effetto opposto. Tante persone rischiavano di ritrovarsi nelle case piuttosto che nei ristoranti a mangiare insieme, dove i controlli sono chiaramente molto molto più difficili. Quindi anche per un tema di sicurezza pensavo che si potesse evitare la chiusura dei ristoranti. È chiaro che la norma andava nella direzione di evitare. Mi sente? Sì, è solo ogni tanto si blocca, però forse ci riusciamo a completare il discorso. La connessione pesta. Sì, evidentemente anche la connessione risente di questo momentaccio, assessore. Io provo a vedere se riusciamo a ripristinarlo. Sì, fai capirci la connessione. Non ci vuole far stare collegati, assessore, sta connessione oggi. Non abbiamo ancora assaltato e quindi questo è quello che purtroppo posso garantire da casa. Allora, dicevo che... Allora, intanto c'è un messaggio per lei. Un grande abbraccio all'assessore Filipponi di Pronta Guarigione. Forza, riprenderemo presto i tanti progetti da realizzare. Lo scrive il preside Cristian Corsi, che salutiamo. Grazie, un abbraccio al professor Corsi, che è stato uno dei primi a farmi sentire la sua vicinanza. Veramente non manca mai ogni giorno di farmi sentire il proprio affetto, grazie veramente. Quindi no, dicevo che sembrava una misura molto, molto restrittiva, ma l'intento del DPCM era quello di quasi creare un coprifuoco dopo le 18 per evitare che ci fossero limitare il più possibile gli orari di esposizione pubblici. Questa era la finalità, chiaramente con dei gravi risvolti sull'attività di ristorazione, che è un'attività che deve, soprattutto il 60% del fatturato lo fa a cena, di sera, quindi è comprensibile, no? Una manifestazione, tra l'altro questa è una manifestazione che è promossa in tutta Italia, quindi voglio dire, l'importante è che il tutto avvenga nel rispetto del distanziamento, perché in questo momento veramente non ci possiamo permettere dei focolai, anche dovuti a una manifestazione seppur legittima, perché il nostro ospedale, il nostro sistema sanitario inizia ad essere pesantemente coinvolto. Anche il mio pensiero va a tutti gli operatori sanitari che in questo momento veramente, queste ore stanno lavorando probabilmente anche più di marzo, quindi veramente, veramente tutta la mia vicinanza. Assessore, rischia di saltare a questo punto il Natale teramano, anche alla luce di lockdown che si ipotizzano, insomma, ci dovrebbero essere a breve delle novità al riguardo? Noi stiamo attendendo l'ultimo DPCM che dovrebbe uscire in giornata, per capire più o meno quali possano essere le ulteriori misure che in qualche modo dobbiamo tenere in considerazione per l'organizzazione del Natale della Mano. Il Natale della Mano nasce con l'idea che lo ha generato è quella di aumentare lo spirito di comunità, no? L'idea della città salotto, l'idea della città accogliente dove
i teramani, tutti i teramani che rientravano nelle proprie famiglie, che magari lavoravano fuori, tutte le persone che volevano venire a visitare Teramo si potessero sentire a casa. Oggi il senso della comunità è un senso diverso che viaggia alla luce del Covid, chiaramente. È un concetto che dove deve passare tanto la solidarietà, dove deve passare, dovevano passare tantissimi altri ideali. Quindi la nostra idea su Natale Teramano è quella di mantenere chiaramente il concetto. Gli eventi non si possono fare, quindi ecco, se pensiamo ai meravigliosi Capodanni che abbiamo vissuto insieme, no? Con migliaia e migliaia di persone in piazza, se pensiamo a tutti i piccoli eventi di Piazza Sant'Anna, Piazza Sant'Agostino e tutti gli altri luoghi, al Duomo, eccetera, che abbiamo vissuto in questo momento, è chiaro che noi non possiamo programmare niente di tutto ciò. Quello che possiamo provare a programmare attraverso le luci. Quindi attraverso l'illuminazione della città, rafforzare questo spirito di comunità, far sentire i teramani che non sono soli e che siamo loro vicini e cerchiamo di vivere una tale sicurezza, sicuramente, ma che, come posso dire, un Natale che ancora di più per forza, un Natale di famiglia, ma un Natale che, dove ognuno si possa sentire comunque protetto dalla propria comunità. Valuterete dopo il nuovo DPCM il da farsi. Anche se Esatto, le luci sì. immagino che non saranno vietate, anche se dovessimo essere in lockdown, certo, chi le può ammirare, però magari Esatto. bisogna E fare ci questo tipo dovesse di essere valutazione un qua. lockdown, esatto, se ci dovesse essere proprio il lockdown, è chiaro che le luci si potrebbe fare qualcosa di simbolico, ma sarebbe inopportuno allestire tutta la città senza che nessuno ne possa godere direttamente. Quello che invece potremmo fare nel caso in cui non ci fosse un lockdown serale, può essere un ridimensionamento delle luminarie, ma proprio pensato per diciamo, sviluppare ancora di più questo senso di comunità con un progetto artistico che possa in qualche modo far passare questa idea, quello che potrebbe essere diciamo, il leitmotiv di quest'anno, no? Far sentire la comunità protetta, che non è sola, che insomma, le autorità e tutti coloro che si occupano di persone di pubblica sicurezza stanno facendo tutta la propria parte. Insomma, è un Natale dove ci si possa sentire sereni, anche se purtroppo lontani, magari dagli affetti più cari, ma sereni. Lei cosa si aspetta dal nuovo DPCM? Che tipo di... che andiamo verso sicuramente nuove chiusure. Che tipo di Sì, vabbè, restrizioni? sicuramente è stata anticipata la parte quella dei centri commerciali, quindi la chiusura dei weekend, pochi chiusi sappiamo che sono quelli un po' più pericolosi da questo aumento dei contagi. Tante altre misure non me le aspetto, una grossa riflessione andrebbe fatta sui mercati. Perché, sebbene sia uno dei settori più in crisi in assoluto, perché il settore degli ambulanti è uno dei settori che più fa difficoltà in questo momento, dove veramente tanti sono sulla chiusura, però è uno dei motivi di riflessione più grandi a livello nazionale in questo momento. E questo DPCM non dovrebbe toccare nulla, ma potrebbero esserci anche delle immediatamente successivo questo, perché è uno dei temi più caldi in questo momento, perché comunque essendo il mercato una sorta di evento, di manifestazione temporanea, raccoglie tantissime persone nello stesso luogo in un determinato momento, quindi è una delle attività nazionali. Per il resto non credo cambi moltissimo al netto della curva dei contagi, perché se la curva dei contagi continua ad essere quella che è, sicuramente il grado di mortalità che è ancora accettabile, tutto accettabile, la morte non è mai accettabile, perché la morte non dovrebbe essere mai accettabile, però con questa curva dei contagi, con tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, è chiaro che può cambiare tutto all'ordine del giorno, ci possono essere delle modifiche.
anche tutte quelle persone che sono, diciamo, più contrarie anche a questo governo per le misure che sta adottando. Io vorrei dire che veramente fino a quando malattia non ti tocca personalmente, e lo dico anche da imprenditore, che da amministratore, perché poi dopo è chiaro che è troppo facile, no, parlare quando magari uno magari non è in grosse difficoltà economiche, invece quando uno è in grosse difficoltà economiche è chiaro che la rabbia può salire facilmente, però in questo momento dobbiamo mantenere tutti la calma e cercare di capire qual è la reale necessità del nostro territorio. Noi abbiamo ragazzi di 30 anni che sono in rianimazione in questo momento a Teramo, non a Milano, non in Francia, cioè, ce l'abbiamo qui. È una malattia che veramente può toccare tutti e può far male veramente alla nostra comunità. Quindi va bene tutto, va bene anche la manifestazione, sicuramente è un diritto importante, però dobbiamo far prevalere il senso, tutelando soprattutto la salute pubblica in questa fase. Quando si crea un clima di questo tipo, un clima sereno, tra virgolette, dialogo anche con le istituzioni, io credo che poi le istituzioni siano capaci anche di cogliere i momenti e fare tutta la propria parte, perché poi in fondo le istituzioni non si sono mai fermate, no? Neanche un giorno, cercando sempre di stare dalla parte dei più deboli. Quindi anche con l'ultimo decreto ristori, veramente sono degli investimenti enormi sulla crisi attuale, sulla crisi sanitaria attuale. Quindi voglio dire, è necessario veramente cercare di mantenere il sangue freddo, perché non ci possiamo permettere dei colpi di testa in questo momento dove veramente la salute pubblica è più importante da noi. Assessore, chiudiamo con una cosa leggera, la cracking Sì. gut, perché stanno portando via proprio in questi giorni questi animaletti colorati, insomma, hanno portato molto colore, se non altro, in un anno abbastanza grigio in questa Sì. città. Personalmente mi sono espressa in tutti i modi, la cracking gut mi piace, sono un po' triste, insomma, non incontrare più questi animaletti, soprattutto nell'attività quotidiana del mio lavoro, insomma. Mi dispiace, lo devo ammettere. So che molti non la Sì. pensano, alcuni non la pensano come me, però io le avrei tenuti volentieri ancora un Vabbè, po'. certo, la bellezza è un aspetto anche soggettivo, e l'arte ancora di più. Quindi è chiaro che Breaking Art, sotto questo aspetto, è nata proprio anche come una scommessa, come una provocazione, no? L'arte che può essere compresa da tutti, anche dai bambini. Quanti bambini abbiamo visto arrampicarsi, giocare con queste sculture in plastica? Poi c'è tutto l'aspetto anche del riciclo, quindi è chiaro che andrebbe studiata, approfondita prima di esprimere dei giudizi, però anche io ho ricevuto tanti messaggi anche magari da alcune mamme che bambini non possono più giocare con le sculture, era motivo Tanto quelle che stiamo tanto. vedendo sono le rane che sono state vendute per beneficenza, sono andate a ruba, ma non era scontato, insomma, 300 rane scomparse in una mattinata. Esatto, in una mattinata, infatti poi domenica non siamo stati in piazza a continuare la vendita. Quindi ecco, noi siamo felicissimi per come è andata, abbiamo avuto un ritorno d'immagine veramente notevole per le migliaia di foto scattate da utenti privati che hanno immortalato tutti i luoghi della città dove queste installazioni sono state previste. Quindi siamo felicissimi. Io personalmente sono veramente tanto felice di come è andata questa installazione, perché sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista, ecco, del ritorno d'immagine, sotto il punto di vista delle presenze, perché ripeto, tante famiglie si sono spostate perché i bambini chiedevano anche di poter giocare, di poter venire a Teramo. Era un'attrazione anche e soprattutto per i più piccoli, sicuramente, ma anche per tante persone interessate all'arte, a questo genere di arte, che chiaramente è un'arte che non piace, non deve per forza piacere a tutti, però ha assolutamente il suo seguito. Poi ricordiamoci sempre che la Cracking Art non l'ha inventata Teramo, è un movimento che nasce nel 1993, ha girato tutte le capitali d'Italia,
europee, insomma, quindi voglio dire europee, mondiali, scusate, perché insomma ha girato veramente tutto il mondo, Biennale di Venezia più volte, voglio dire, non ci siamo inventati nulla. Non ci siamo assunti neanche questa grandissima responsabilità di farla venire a Teramo perché andavamo quasi sul sito. Ci dispiace effettivamente adesso vedere quei luoghi, tra virgolette, vuoti rispetto alle opere precedentemente installate, però è stato un momento particolare della nostra città che ricorderemo immediatamente ogni qualvolta rivedremo queste immagini delle nostre piazze con questi meravigliosi animali. Allora, io intanto grazie alla Cracking Art e poi chiudiamo, mi sono riportata a casa il principe azzurro. Ah, ecco, Perché che so, ho preso la immagino. rana, l'ho presa azzurra, la bacerò tutti i giorni, magari mi diventerà il principe azzurro, no? Crediamo un po' anche nelle favole. Sì, a questo punto, positivamente, ci si può aspettare di tutto, sì, assolutamente. No, grazie, no, veramente, anche grazie per tutti i teramani che hanno acquistato queste rane, perché veramente, veramente. In tanti hanno scelto di fare beneficenza oltre che riportarsi a casa un oggetto veramente particolare. Quindi, tutte le risorse insomma, che riusciremo a donare al progetto del Comune di Teramo, che è il progetto Teramo Solidare, verranno poi investite per tutte quelle famiglie che di più sentono la crisi sanitaria. Quindi, oltre ad avere il Principe Azzurro, Dorotea, hai fatto veramente un bellissimo gesto. Grazie. L'hanno fatto in tanti a Teramo, davvero, tanto che sono andate a Rubanzi. Io spero che venga riproposta questa iniziativa delle rane da vendere per solidarietà, a prescindere insomma dall'iniziativa Cracking Art che adesso sta tornando a casa. Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e siamo felici di vederla comunque in buona salute. Pro Grazie le a voi per auguriamo anche questa noi una possibilità. pronta guarigione. Grazie, grazie. Spero di tornare presto operativo anche fisicamente. Grazie di cuore. Glielo auguriamo, grazie, grazie per essere stato con noi in questa prima parte della trasmissione. Buona giornata e grazie ancora. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ci collegheremo con il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. Eccoci di nuovo in diretta, salutiamo e ringraziamo l'altro ospite, di oggi pomeriggio, il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, lo vediamo. Buon pomeriggio sindaco e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a tutti, ciao Dorotea, buon pomeriggio a tutti. Allora, il sindaco Costantini è in quarantena, in isolamento volontario. Assolutamente sì, termina giovedì mattina, sono passati 10 giorni dall'ultimo contatto con un membro del mio staff che è risultato positivo, ho fatto addirittura 3 tamponi che sono risultati per fortuna tutti negativi. È scrupolosissimo. Assolutamente sì, dobbiamo assolutamente farlo tutti, è l'unico sistema per bloccare questi contagi che stanno colpendo in maniera veramente violenta la nostra provincia di Teramo. Un commento ai dati di oggi, 601 in Abruzzo, dunque il record assoluto dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Un po' meno rispetto a ieri in provincia di Teramo, perché stanno crescendo in provincia di Chieti e in provincia di Pescara, che erano un po' state risparmiate da questa seconda ondata. Ma assolutamente sì, bisogna iniziare a pensare che la seconda ondata ha travolto la provincia di Teramo, abbiamo dei numeri che sono numeri importanti, abbiamo dei paesi che sono assolutamente da attenzionare, mi viene in mente per esempio Isola del Canzasso, Montorio, Sant'Egidio, ma anche il comune di Giulianova, che ha dei numeri, abbiamo 160 positivi al momento. Più della metà riconducibili alla struttura della piccola opera Caritas, però sicuramente i numeri sono numeri rilevanti e abbiamo un ritardo fisiologico che è quello che purtroppo diversi sindaci iniziano a manifestare, un ritardo fisiologico nella richiesta e dei tamponi da parte della ASL. I medici di base e i pediatrici dicono che mediamente da quando inseriscono sul SIESP la richiesta passano una decina di giorni. Questo naturalmente crea delle problematiche incredibili, soprattutto all'interno delle scuole, perché questi ragazzi
È vero che non vanno a scuola, ma le classi non possono essere messe in quarantena, non riusciamo a fare tracciamenti, ci troviamo con una situazione che in questo momento non è sotto controllo. Non abbiamo la situazione che avevamo 30 giorni fa. È anche vero, dobbiamo essere onesti, che la seconda ondata ci ha travolto. Voi provate a pensare che nell'RSA di Bivio Bellocchio a inizio mese erano ricoverati 2 pazienti, oggi siamo a 32. Quindi i numeri sono veramente Sono esplosi. terminati i posti anche lì? Non solo sono terminati, ma lì si è fatto un lavoro incredibile perché la struttura doveva ospitarne 24 come numero massimo, siamo arrivati oltre 30. Anche lì siamo pieni, come è pieno il Mazzini, come si sta saturando rapidamente l'ospedale di Atri. Quindi è evidente Si che sta tutte le pensando anche di strutture. coinvolgere l'ospedale di Giulianova nel percorso Covid? Ma tutte le strutture saranno interessate al reparto Covid. Giulianova si sta pensando a un reparto di 25 posti nel padiglione Ovest, al primo piano rialzato, che era la struttura che era stata utilizzata in primavera come pre-osservazione Covid. Ma vi dico che anche l'ospedale di Sant'Omero sarà interessato, quindi tutta la rete avrà dei reparti. Questo perché. Calcolando che oggi abbiamo 120 persone ricoverate, provate a pensare che probabilmente da qui a un mese serviranno 300 posti letto solo e esclusivamente dedicati al Covid. Secondo lei ce la fa la nostra sanità a reggere questi dati, se venissero confermati in Non proiezione? c'è un piano B, Dorotea, nel senso che dobbiamo Per reggere e dobbiamo forza. farlo a tutti i costi. Quello che possiamo fare è non fare più campanilismo, accorciarci le maniche, cercare di dare il nostro contributo sia come amministratori ma anche come semplici cittadini, come sto facendo io. Io ho avuto il sentore di essere venuto a contatto con una persona positiva, ho fatto subito un tampone che è risultato negativo, ma mi sono messo comunque 10 giorni in quarantena volontaria. Se sappiamo che siamo venuti a contatto con qualche positivo, dobbiamo rimanere a casa, altrimenti questa catena non riusciamo a spezzarla. Bisogna essere tutti un attimino più coscienziosi. Vi dico che purtroppo il fenomeno degli adolescenti che continuano a girare senza mascherina, a creare assembramenti nelle piazze, lo abbiamo e io adesso mi appello ai genitori, cercate di non far Sono uscire i vostri soprattutto i figli. ragazzi più giovani, vero? Magari a non rispettare Assolutamente, le regole, anche se sono loro in questa fase più contagiati. assolutamente sì, sono loro quelli che in questo momento non rispettano le regole, sono loro quelli che stanno appunto diventando l'autobus della diffusione del virus. Questo dobbiamo impedirlo. Vedo tante persone anziane che escono la mattina per farsi una passeggiata e sono molto scrupolose anche quando vanno a fare la spesa, invece vediamo i ragazzi che purtroppo fanno difficoltà a capire che non stiamo scherzando. Oltretutto vi dico che i giorni passano. E questa indecisione da parte del governo ci pone in una situazione di assoluta difficoltà, perché comprendete bene che se non arrestiamo questa curva ci ritroveremo magari tra 20 giorni a dover fare un lockdown e a far saltare il Natale. Io penso che invece se la decisione è quella di rallentare in qualche maniera per alleggerire la pressione sugli ospedali, e mi fanno ridere quelli che ancora continuano a dire che c'è un complotto sotto, li porterei all'interno dei reparti dove io sono stato fino a che ho avuto la forza di entrare all'interno delle strutture. Dobbiamo alleggerire questa curva e secondo me quello che vogliono fare, ho letto la bozza dell'ultimo DPCM, quello che vogliono fare non porterà assolutamente a una riduzione del numero di contagi. Quindi speriamo bene, ma è il momento in cui chi è demandato a prendere delle decisioni inizia a prenderle. E naturalmente per non creare una catastrofe è arrivato il momento di prendere decisioni importanti che possono appunto creare e generare un rallentamento di questa curva. I medici, Dorotea, ci chiedono di mandare meno persone possibili all'interno delle strutture. Oggi ho parlato con il dottor Gallier, che è responsabile del pronto soccorso di Giulianova, e mi ha detto che metà pronto soccorso stamattina era dedicato appunto al Covid. Arrivano di continuo persone che si sono contagiate, arrivano di continuo persone che non stanno bene e che fanno difficoltà a respirare. Molte persone, anche anziane, stamattina anche persone di oltre 80 anni, con il Covid sono state rimandate a casa con una bombola d'ossigeno. Quindi comprendete bene.
che la situazione in questo momento, come dice d'altronde il mio collega, nonché presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci Gian Guido D'Alberto, la situazione in questo momento è una situazione molto delicata, è una situazione che pretende decisioni da parte appunto delle persone che ricoprono nella catena decisionale dei punti di riferimento, decisioni rapide, Lei altrimenti sarebbe rischiamo. favorevole ad un lockdown più spinto rispetto a quello annunciato nel nuovo DPCM che dovrebbe insomma essere reso noto stasera, che poi non è un lockdown, insomma, sono delle restrizioni. Ma io innanzitutto penso che il contagio non avvenga all'interno delle strutture come ristoranti, bar e altre strutture che sono state appunto per mesi punite sotto gli occhi sotto i riflettori, perché sicuramente vi dico che all'interno di quelle strutture dove sono state montate plexiglass, distanziamenti, ridotti tavolini, secondo me il contagio non avviene lì. I contagi avvengono in tanti altri posti. Mi viene in mente che appunto tutto quello che c'è stato sul trasporto scolastico, sui servizi, sulle lunghe file per fare i vaccini davanti alle ASL, per esempio. E quindi io penso che il lockdown, come lo si sta introducendo, quello che verrà fatto appunto nella giornata odierna, non ha un senso logico ben preciso. Io non penso che il virus dopo le 21 non vada più girando, perché mettiamo tutti dentro casa, quando le attività le chiudiamo alle 18, quindi non riesco a capire bene il senso. Bisogna, secondo me, cercare di fare delle azioni un po' più mirate, un po' più specifiche. C'è anche da dire, non bisogna negarlo, che l'indice di contagio è schizzato con la riapertura delle scuole. Questo è innegabile, perché noi abbiamo avuto dei numeri assolutamente decenti fino ai primi giorni di ottobre, e poi ci siamo ritrovati a fronteggiare dei numeri che erano assolutamente schizzati Voi avete verso. anche delle classi chiuse, delle scuole chiuse? Facciamo il punto E della poi situazione scuole Giulianova. noi le scuole non le abbiamo chiuse, io sono in stretto contatto con le presidi. Stiamo cercando di isolare quelle classi che hanno dei contagiati, stiamo cercando di agevolare la didattica a distanza, stiamo sanificando i plessi che hanno avuto ragazzi contagiati, ma qui il vero problema sono gli asintomatici, che tra i ragazzi sono tantissimi. Io parlavo con un laboratorio privato, qui a Giulianova, e mi diceva che il gran numero di positivi sono asintomatici. Questo porta a infettare veramente tante persone, soprattutto all'interno dei plessi scolastici, che poi riportano il virus a casa. Questo è assolutamente evidente. Quindi, fare un lockdown oggi, quindi bloccare un paese, fermare le attività produttive, bloccare bar, ristoranti, caffetterie, negozi, quando poi permettiamo al virus di circolare indisturbato, per esempio all'interno delle attività ricreative pomeridiane, a me fa sorridere. Quindi o si pensa a fare delle azioni intelligenti, oppure l'unica soluzione, se il governo è incapace a studiare soluzioni intelligenti, è chiudere tutto. Di certo quello che stanno proponendo è una mezza misura che non porta a nessuna parte, se non quella tra 20 giorni di dover arrivare a un lockdown totale. Provate a pensare a quello che ha fatto Israele, la Finlandia, che farà arrabbiare qualcuno, ma Israele non ha fermato nessuna attività, ha fatto uno screening di quelle che potevano essere le persone più esposte, quindi gli over 70, le persone immunodepresse, e ha imposto il lockdown a quelle persone, e ha permesso liberamente di circolare a tutti gli altri, di tenere le attività aperte. Il virus si sta propagando, stanno facendo immunità di gregge, ma la stiamo facendo anche noi, Dorotea. Perché se noi Eh sì. pensiamo che i contagi in Italia sono 30.000, ma non sono 30.000, perché sono almeno 100.000 ogni giorno, se lo moltiplichiamo quei numeri per 6 mesi, quelli che mancano secondo me all'arrivo del vaccino, stiamo facendo immunità di gregge pure noi, massacrando la nostra economia. La storia dirà che la Cina ha vinto la terza guerra mondiale senza sparare un colpo. Non hanno sparato un colpo, però hanno vinto la terza guerra mondiale. Lì non c'è più il Non virus praticamente. Ma lì il virus non c'è, perché hanno fatto quello che in uno stato in guerra si sarebbe dovuto fare. Lì hanno avuto una politica molto repressiva su chi non rispettava le regole,
E poi lì hanno tecnicamente chiuso i confini nazionali. Se io voglio arrivare in Cina, devo atterrare su un hub, quindi degli aeroporti dedicati. Mi faccio 14 giorni di quarantena, altrimenti non entro in Cina, che era un po' quello che bisognava fare in Italia. Noi invece abbiamo permesso ai nostri ragazzi di andare in vacanza in Spagna, a Malta, in Inghilterra. Sono rientrati quasi tutti male. Io mi ricordo un volo che è atterrato a Pescara, dove la metà dei ragazzi che sono stati a Malta avevano il coronavirus. Abbiamo permesso a tutti di fare tutto con un governo che ha pensato ai monopattini e ai banchi con le rotelle. Quindi capisci bene che non c'è stata programmazione, non c'è stato nessunissimo tipo di attenzione verso a quello che accadeva. Poi, per non parlare di quello che accade nei confini nazionali, io ricordo quando l'Italia è andata in sofferenza, che l'Austria ha alzato, l'Austria, la Slovenia avevano chiuso il confine con l'Italia, e noi oggi invece permettiamo tranquillamente a tutti di entrare senza fare un test rapido negli aeroporti, senza permettere in sicurezza. Magari diciamo agli italiani di stare a casa, diciamo agli italiani di chiudere le attività, e poi se io atterro dal Brasile con un aereo a Roma, nessuno mi fa un test. Mi misurano la febbre, magari io sono asintomatico e la febbre neanche ce l'ho. Quindi capiamo bene che la strategia è assolutamente una strategia perdente, che ci porterà purtroppo a dover chiudere da qui a qualche giorno, perché il governo non ha messo sul campo delle iniziative dolorose. Io dico sempre: nei momenti, un momento prima di perdere il controllo, bisogna assumersi le responsabilità delle proprie azioni e fare delle azioni che non sono simpatiche. Questa non era una bella azione. Invece abbiamo visto il ministro degli esteri fare accordi con la Cina, non si capisce bene per quale motivo. Abbiamo visto qualcuno dire che il vaccino sarebbe arrivato a novembre, adesso ci dicono a dicembre, forse arriverà in primavera. Questo significa che il vaccino non l'avremo, e quindi non capisco la strategia. Qual è? Fare lockdown, poi riaprire, poi rifare lockdown, così l'economia è distrutta, l'indice di contagio non lo blocchiamo, la curva continuerà a crescere, i nostri ospedali andranno in sofferenza e ci sarà sempre gente che non troverà un posto letto. Non c'è strategia. Quindi noi amministratori di campagna stiamo qui e guardiamo sorridendo quello che è un governo che non ha mai fatto. Io mi dispiace, ma noi abbiamo un governo dove nessuno dei membri del governo ha mai fatto il sindaco, ha mai fatto il presidente della provincia, ha mai fatto l'assessore in un comune, ha mai fatto il comitato di quartiere. Cioè, non sanno assolutamente della sintomatologia che può avere una nazione e di tutte le ripercussioni che hanno Voi quando sindaci vi partiamo. sentite troppo responsabilizzati in questo momento e poco Ma no, tutelati? ma noi non siamo responsabilizzati, perché non possiamo tecnicamente fare nulla. Cioè, ci hanno messo in mano sta patata bollente delle zone rosse, che non significa nulla. Cioè, anche lì è stato, e fa bene l'ANCI ad arrabbiarsi. Cioè, quello è un contentino. Se sai che c'è qualcuno che va in una via, fa la zona rossa e non ci possono andare. Ma stiamo scherzando? Cioè, noi sindaci sappiamo quello che va fatto per arginare il fenomeno del virus, che di certo non sono ste pagliacciate del DPCM. Che vi dico, per chi fa il sindaco, da destra a sinistra, noi ci sentiamo quotidianamente, sembra una pagliacciata. Cioè, lì Infatti di reale subito i non c'è sindaci si niente. sono lamentati ovunque per questo aspetto. Ma ci viene da sorridere, perché noi che siamo in trincea a combattere tutti i giorni, rispetto a chi è chiuso in un palazzo dorato, ci viene da ridere. Lì sul DPCM non viene praticamente regolamentato nulla, se non chiudere un po' così a casaccio qualche attività. Fanno sorridere, poi ascoltano le associazioni di categoria e in base a chi fa più pressioni mettono delle restrizioni o meno. Iniziassero a fare cose serie, perché sinceramente io anche nella prima ondata non mi ero mai permesso di criticare il governo per il grosso senso di responsabilità e di dovere rispetto alle istituzioni, però vi dico che adesso stanno veramente esagerando. Se devono fare delle iniziative che vanno tecnicamente a fermare la curva del contagio, siamo tutti a favore, ma stanno facendo delle iniziative che non fermeranno la curva del contagio, che ci faranno andare probabilmente in lockdown sotto dicembre, nei mesi in cui le nostre attività hanno bisogno di respirare. Hanno permesso quest'estate non di fare microeconomia interna, dicendo a tutti che il virus in Italia si era tecnicamente spento e si poteva circolare sul territorio nazionale. Hanno permesso a tutti di entrare senza controlli, a tutti i cittadini italiani di uscire dall'Italia e rientrare senza alcun controllo, e hanno riacceso questa fiamma che eravamo riusciti a spegnere con 3 mesi di lockdown chiusi a casa. Governo incommentabile, quindi noi stiamo qua e li guardiamo. Anche provate a pensare quello che hanno combinato nelle scuole. Hanno fatto un protocollo che è un rebus, non è un protocollo.
Cioè, tecnicamente, se io ho un bambino contagiato in una classe, non posso mettere la classe in isolamento, ce ne devono essere almeno tre. Quindi che cosa faccio? Io ho un ragazzo che è andato fino a ieri a scuola, so che è positivo, però ha un tampone privato, devo aspettare il tampone pubblico, nel frattempo gli altri ragazzi tornano a scuola e magari Lei quando ha se ne sono chiesto i tamponi contagiati rapidi per questo 5, motivo? sì, magari quando se ne sono contagiati 5 posso chiudere la classe, ma Lazzolina, fatela candidare a sindaco di un comune e magari vediamo se qualcuno la vota. Cioè, questi qui sono dei protocolli che sono delle follie più totali, eh. I tamponi rapidi lei se li aspetta? Li ha Ma chiesti? i tamponi rapidi, ma i Cosa tamponi rapidi. risolverebbero? Azzererebbero quel periodo di tempo che passa tra il Guarda, te lo tampone direi, privato e quello della ASL? io sono in isolamento perché un membro del mio staff aveva avuto il sentore di essere positivo perché era venuto a contatto. Ci siamo recati in un laboratorio privato, abbiamo pagato di tasca nostra, abbiamo fatto un tampone rapido. In 5 minuti abbiamo scoperto che una persona che con la quale io lavoravo a stretto contatto era totalmente asintomatica ma positiva. Questa persona è andata a casa e sono andato in quarantena anche io. Ma se noi non facevamo quel tampone rapido, noi eravamo probabilmente ancora negli uffici a lavorare e qualcuno di noi si era infettato e poi sarebbe tornato a casa infettando tutti. Quindi tamponi rapidi, come avviene in Germania, come avviene in Francia, devono Anche se essere assolutamente. l'attendibilità non è proprio massima per il tampone rapido, dicono. Ma non fa niente, ma almeno abbiamo un'arma con cui combattere. Cioè, in Francia e in Germania li hanno messi a sistema, ti fai un tampone rapido immediatamente, l'affidabilità pare sia dell'85%, comprendete bene che quel 15% è un rischio che va corso. Ma va corso per tentare di arginare questa curva. Ecco perché anche lì, cioè, questa storia dei tamponi privati è un'altra storia che il governo non ha saputo affrontare. Siamo totalmente in balia di quello che accade. Cioè, io tecnicamente per fare il tampone e certificare che sto male devo aspettare 10 giorni perché la ASL porta questo ritardo. Ma magari posso andare in un laboratorio privato dove in 5 minuti mi dicono se ho il coronavirus o non l'ho. Cioè, questo comprendete bene che in uno stato normale non può essere, cioè, non può essere accettato. Cioè, se non ce la facciamo con il pubblico, ci dobbiamo far aiutare dal privato e il privato deve mettere a sistema quei tamponi in modo che io so che questo ragazzo è andato nell'istituto privato, si è fatto il tampone, il risultato positivo e posso isolare immediatamente la classe. Invece no, devo aspettare che l'ASL gli fa il tampone molecolare, passano 10 giorni, la preside mi dice ma il protocollo non lo prevede, quindi io lo metto in isolamento e io mi arrabbio con le preside e gli dico che se sta a aspettare la ASL poi accende dei veri focolai all'interno dell'istituto e se ne assume la piena responsabilità. Perché anche io in comune, ripeto, quando ho avuto il sentore di una persona che ancora la mia collaboratrice ancora non fa il tampone della ASL, cioè, lei lo ha comunicato mercoledì, ancora non fa il tampone. Quindi io che cosa dovevo fare? Dovevo farla tornare a lavorare visto che è totalmente asintomatica e magari infettare Il mezzo comune. protocollo non l'avrebbe impedito. Il protocollo, stando al Protocollo non l'avrebbe protocollo, l'avrebbe potuto fare, impedito. in Assolutamente sì. teoria. È una follia. Ecco perché dico, sono dei protocolli che sono dei rebus, sono delle follie. Quindi bisogna iniziare a pensare che di responsabilità ce ne sono tante. Adesso cerchiamo tutti quanti di remare in un'unica direzione, però iniziamo a fare delle cose serie. Questo DPCM, l'ho letto, è una barzelletta. E non è che lo dico io che sono tendenzialmente di centrodestra, lo dicono tutti i sindaci di ogni colore e partito politico. È una barzelletta. Ci si dimentica completamente di una serie di rischi contagio. Mi faccio l'esempio di tutte quelle che sono le attività sportive del doposcuola dei ragazzi, cioè i ragazzi devono andare a scuola con la manina davanti al compagno per rispettare 1 metro, portare la mascherina, non alzarsi per andare al bagno perché sennò c'è il rischio che si possa contagiare qualcuno. Poi il pomeriggio possono andare a fare atletica leggera o possono fare basket se lo fanno in maniera individuale. Ma siamo impazziti. Cioè, io ogni tanto mi fermo e dico: ma queste persone hanno mai fatto i sindaci? Hanno mai fatto il presidente della provincia, un assessore regionale? Cose? No, e allora non possono governare perché non conoscono nulla della sintomatologia delle persone, non conoscono nulla dei protocolli. Sono tirati per la giacchetta dalla società di lobby che a Roma gli dicono tutela questo, tutela quell'altro. E stanno massacrando l'economia dei nostri ristoratori, dei nostri balneatori, delle nostre attività. Questa è la realtà dei commercianti che sono in ginocchio perché non sono forti nei tavoli che contano, perché se no non si spiega, come non si spiega per quale motivo non mettono a sistema i tamponi privati.
Per quale motivo? Perché magari uno poi se ne deve fare 4 e spendere 60-70 per farsi un tampone privato, invece se lo mettono a sistema, il tampone privato, rapido, costa tutte le parti 30 euro, tu sai che se ti fai il tampone privato costa 30 euro, non lo devi ripetere. Cioè io poi sapete che non ho peli sulla lingua, perché sì, fortunatamente, ma non la conosciamo bene, lo sappiamo. Io vivo del mio fortunatamente, quindi faccio l'amministratore perché mi piace farlo. Ma detto questo, cioè, iniziassero a fare cose serie, perché avranno una responsabilità enorme nei confronti della storia. E io penso che Mattarella abbia delle responsabilità incredibili in questo momento, perché sta permettendo a questo governo, che è totalmente in balia delle lobby, di fare quello che vuole. Allora, Sindaco, noi intanto le auguriamo di uscire presto, ma insomma, i tamponi li ha fatti. Giovedì esce, torna sul campo di battaglia, sperando che la curva cambi presto. La ringraziamo per aver partecipato a questa trasmissione, insomma, speriamo che questa sua proposta venga accettata, perché personalmente mi sembra logica. Grazie mille. Grazie Sindaco, grazie a Ivan Costantini, Sindaco di Giulianova. Buon lavoro. Grazie, buon proseguimento a lei. Allora, noi ci fermiamo ancora per la pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, un po' di leggerezza nell'ultima parte con il nostro Fabio Fidanza, che oggi abbiamo da casa. Chissà dove ci accoglie, perché oramai conosciamo tutti gli angoli della sua casa, questo forse ci manca. Io sto vedendo anche la batteria dietro, che significa qualcosa? Dipende cosa stai immaginando, se pensi che ci sia Dario... Esatto. In realtà non c'è, però ci potrà essere in un futuro, visto che adesso la batteria si è trasferita a casa mia. La batteria si è trasferita a casa mia, fa anche rima e potrebbe essere il titolo della prossima canzone. Tu comunque, secondo oramai me, in futuro devi cominciare a fare produttore discografico, secondo me, perché sì. Cioè, ti vengono potrei cambiare alla mia tenera età, decidere di fare un altro mestiere, mi ci vedi bene? Sì, perfettamente, vediamo come va il disco che hai inventato tu praticamente, se facciamo almeno 1 milione direi di sì. Ma è carta fatta. Sta posto, come diciamo a Domodossola. Eh? Come diciamo a Domodossola, sta posto. Sta post, appunto. Sì, di Domodossola quando io dovevo spiegare il mio nome. Ah, giusto. Di Domodossola, solo Domodossola. Segni un po', vogliamo partire subito con una canzone? Hai finito di scrivere l'ultima? Guarda, avevo quasi finito, poi però mi è venuta in mente una cosa, no? Tu pensaci, dimmi, visto che sei tu la produttrice del disco, no? Sì. Allora, questo qui mi ha dato fuoco alla Vespa, no? E alla fine mi è venuto in mente, ci devo mettere in mezzo una cosa che dice che la Vespa è fiammante, no? Perché ha preso fuoco, quindi adesso la devo finire, devo cambiare il testo perché ci sta troppo bene, no? È una Vespa veramente fiammante, quindi diciamo una che Vespa forse... che prende fuoco, più fiammante di così non esiste proprio, nemmeno quella rossa con... no. E allora con che partiamo? Guarda, adesso facciamo un mio pezzo che ci sta bene a quest'ora, è quello che parla del caffè, non so se tu te lo ricordi, però direi che ci sta bene, no? Metà caffè, metà camomilla, visto la situazione. Esatto, che qua con l'aria che tira la camomilla non guasta mai. Sono sveglio, dormo ancora, già di te sento il sapore, mi sveglierai come tu sola sai. Le mie dita scalderai, le mie labbra bacerai, non sei piena di te.
tazzina di caffè. Sorsi neri caldi pieni, tu mi dai, sveglierai anche oggi il cuore, un banchetto senza te. È una luna senza il cielo, non dormirò, eppur ti sognerò. Devo fare una rivelazione. Ah, sì, è vero. La vado A quella pure, ma ne devo fare un'altra. È che oggi sono seduto per terra, quindi cioè, non so se arrivo a mezz'ora, perché già sento qui una costoletta che si è incriccata. Allora, visto che non sei più un ragazzino, perché hai fatto questa scelta infelice? La dico la verità, dico, siccome qui è stretta la stanza, non ci entravo nella telecamera del computer. Sei dovuto adattare all'inquadratura. Se no mi arrivava qui l'inquadratura, capito? L'inquadratura è perfetta, anche perché quella batteria ci sta molto bene nell'inquadratura. Yes. Ti completa, anche se ci manca il protagonista. Ci sarà, però, ci sarà. Ci sarà, ci sarà, anzi lo salutiamo perché lui aleggia sempre in questi nostri spazi, ma fisicamente non c'è stato mai. Ci dovrà esatto, essere una sì. volta. Lui è un pochino di poche parole, diciamo. Sì, Dario è più silenzioso, diciamo. Sì, è silenzioso, è silenzioso. Anche allora, perché per suonare con me non è facile, uno che parla tanto. Ti capisco perché anche io sono stata sempre quella più chiacchierona. Allora, andiamo a vedere qual era il segreto che dovevi svelare oggi. Quello dell'altra sì. volta era culinario, questo invece... Il momento esatto in cui i pesci si trasferirono sulla terra. Tra l'altro, se non ricordo male, c'è una canzone di Mannarino, I pesci del mare, cioè che li ha fatti già trasferire sulla terra. Mannarino, sinceramente, io non lo frequento molto. Non lo frequenti, te lo dico io. Sì, c'è una canzone che si chiama Gli animali. È molto bella, te la suggerisco. Non è che sto giocando, sto mandando delle foto, non è che sto giocando. Ah, infatti guarda che ho preso il telefono, io ti sto aspettando. Intanto allora, qual è il momento esatto? Allora, innanzitutto tu ricordi che la scimmia, cioè l'uomo, si è evoluto a partire dai pesci, no? Quindi sì. un giorno il pesce disse adesso mi muovo sulla terraferma e sì. si è evoluto. Fino a diventare nel corso dei centinaia di migliaia di milioni di anni uomo. No? Sto io qui sto vedendo delle cose meravigliose. Allora, in che realtà non sono io che non sono i pesci, però, che io ovviamente sto girando come oramai consuetudine alla regia e che poi ci manderà in onda e spiegheremo tutte queste meraviglie. Esatto, quella nera ti spiega, anzi no, qual era questa qui? Sì, quella pizza che vedi lì, quella spiega il motivo della mia frase, perché
Io ho scoperto nelle mie ricerche che ho condotto con i più Aspetta, io grandi. la sto vedendo una pizza, ma che ci Esatto. azzecca la pizza? Ah no, aspetta, ma la pizza quella bianca o la pizza proprio la pizza napoletana, diciamo così? Sì, No, perché ti ho mandato anche una pizza normale? Forse ho sbagliato. No, ti ho una mandato una pizza pizza. con... buona, perché vedo il Ah, tartufo. esatto, perché io ho scoperto che i pesci si spostarono sulla terra quando sentirono l'odore del tartufo. Quindi Ma questo va? pesce stava nell'oceano e Veramente? Questa è quindi proprio si sono una... messi. Sì. E quindi Dobbiamo io sono cuoce. chiamare Piero Angela per sapere se... Fidati, ci ho parlato io ieri con Piero. Con Piero Angela, con Alberto, con tutta la No, famiglia Alberto, no, Angela. questo ci voleva uno che ha vissuto quell'epoca in cui i pesci sono. E quindi per celebrare questa scoperta ho fatto questa pizza con il baccalà e tartufo. Il baccalà, quella pizza che ho visto e che tra breve Pietro ci farà vedere, è il baccalà, cioè pizza con baccalà e tartufo. Yes. Oddio, mi viene l'acquolina in bocca. O Ma altro? la pasta l'hai fatta tu? L'hai impastato tu la pizza? Sì, questa domanda. Questo è tutto Infatti, fatto è in casa. vero, scusami se mi sono Tartufo permesso di fare una locale. domanda così sciocca. Tartufo, il baccalà sinceramente no, non penso sia locale, l'ho comprato dal mio peschiero preferito. Eccola qui, Eccola guarda. qua, questo è un primissimo piano della pizza. Come Allora, diciamo, frempate, metto lì, ingredienti, pizza, cioè base pizza, base pizza, mozzarella. lievitazione 24 ore, mozzarella, baccalà e tartufo fresco. Non ci sono i funghi, vero? Solo tartufo. No, tartufo fresco affettato. E prezzemolo. Sì, un po' di prezzemolo. E Poi se questo vuoi sapere, abbinamento ti è infatti. venuto in mente grazie a questa scoperta che hai fatto. E funziona, infatti, quindi è tutta una prova che alla fine filogenesi e ontogenesi si E questa invece è ritraggono un'inquadratura più larga, cioè si vede tutta la dall'alto. pizza. Che meraviglia però, guarda, veramente sei un cuoco, bravo. Cuoco pizzaiolo anche. Allora, scorriamo anche le altre immagini, perché ci sono anche altri piatti decisamente interessanti. Questa settimana ho cucinato un po' di roba, sì. Ah, ecco, questo l'ho fatto ieri sera, no? Guardi, io ti dico subito che qui ci sta la soia. Ecco, Brava, sì. Qui c'è la soia, oramai la salsa. impreparata difficilmente mi trovi, eh. Sì, questo è un pollo fritto che poi ho fatto con una salsetta ovviamente di ispirazione asiatica, con le noccioline, la soia, un po' densa, sai quella appiccicosa che mangia il Sì, ristorante cinese. sì. Che poi col fritto si appiccica ancora di più. Sì, è un Buono però, lusso. buono, Io buono. quando non riuscivo più, capito, mi si attaccavano Sì. Però immagino che sia un piatto buonissimo. Prossima foto. Qui torniamo in mare, se non sbaglio, Sì, qui almeno facciamo con 30 secondi di silenzio, secondo me. Questo è uno spaghetto al nero di seppia con il baccalà e la colatura di Alice. La colatura di Alice, una volta ricordo, l'ho comprata in Sicilia, una meraviglia proprio. Ma da noi Si si trova compra anche da noi, facilmente? sì. Poi Sì, eh? per non fare pubblicità alla pescheria dei pescatori, perché non si può fare nomi di pescherie, poi ti manderò un messaggio e ti dirò in quale pescheria l'ho comprato. Buono, sono appassionatissima della colatura di Alice. E dunque, baccalà, nero di seppia e la colatura di Alice, non c'è altro? Non c'è altro, no, il baccalà l'ho marinato prima con olio, peperosa, prezzemolo, semplice, proprio Cioè, qui ma tu non hai c'è da una... aggiungere. immagino che la tua cucina è come una cucina di un ristorante, che tutti questi Sì, poi ingredienti, dove li tieni? ho anche i collaboratori che lavano dopo che ho cucinato, è uno scambio, no? Io cucino E e gli loro altri lavano. lavano. Come ogni cucina che si rispetti, il cuoco non lava i piatti. Io sono il capo chef, non è che mi posso mettere a lavare i piatti, eh? Prossimo piatto, vai. Noi stiamo andando a caso, quello che compare ci scrivi, Sì. eh? Ah, Qua questo andiamo qui. sulla terra perché non vedo Qua, bene. questo andiamo sulla terra. Qui ho fatto, vedi, questo è un tagliolino col tartufo, però la particolarità qual è?
che ho messo lo zafferano nella pasta, della pasta proprio, cioè ho impastato la pasta, Dell'impasto. l'impasto, quindi veniva da dentro, Sì. capito? Ti vedo quasi emozionato. Sì. Sinceramente, tra i due, tra il nero di seppia e questo, ho serie difficoltà a scegliere. Avrei serie difficoltà se stessero qui. Però adesso, come adesso, forse mi butterei più sul piatto al nero di seppia. Più È più fresco, capito? fresco, ma soprattutto magari questo è più, si mangia più facilmente. Quello è veramente un piatto particolare. Sì. A prossimo, prima di farti cantare in remoto, però andiamo un po' a scoppio ritardato. Un altro piatto, io sto facendo l'acquolina, vediamo un altro piatto e poi cantiamo, che io mi devo riprendere. Ci arriva, ci arriva. Ah, Ah, vabbè, questa è quella questo lì, questo vedi, però è fatta col retro della chitarra, quello più largo, vedi? è. Sì. Non quella fine, perché Perché c'è più. ha due dimensioni, la chitarra sottile e la chitarra più grande. Tu hai Infatti. scelto quella più grande per il piatto che Sì, abbiamo visto poco sì, fa. Beh, sì. che canzone gli dedichiamo a tutti questi piatti meravigliosi? Ah, beh, possiamo fare un brano che parla di un. Questo è un brano in inglese, ma siccome tu l'inglese sei madrelingua, non c'è nessun Lo problema. sai che io non ho problemi con Esatto. l'inglese. Facciamo un pezzo che parla di Henry Jones, che è un tizio che mangiava solo le ossa. Quindi lo invitavano tutti a pranzo, perché Certo. chiaramente, cioè, conviene, no? Beh, tu mangi la polpa, lui mangia le ossa, non hai nemmeno l'organico poi. Che poi io odio l'organico, capisci? Quando devi chiudere con quelle bustine che zacchiappo, oddio, Qualche volta ce ne vogliono oddio, tre o quattro, poi tu che cucini così tanto avrai tanto organico tutti i giorni. oddio, oddio. Andiamo Non con ne questo parliamo. brano, che io poi alla fine tradurrò in italiano. Mi raccomando, traduci. Contaci. We're gonna have a supper. We'll eat some food that's rare. And at the end of the table, we'll place Brother Henry's chair. Invite all the local big dogs. I will laugh and talk and eat. But we save the bones for Henry Jones. Henry don't mean no me. Today I'll go to market, buy up a lot of fish that will sure thrill Brother Henry, because fish is a special dish. I'll get a large can of molasses, so we'll have something sweet to eat. But we save the bones for Henry Jones. Henry don't need no meat. Henry's not a drinker. He rarely takes a nip. And he don't need no napkin, because the things in it don't drip. Today we have a banquet. It really was a bake. It started off with short ribs and finished off with steak. But when the feast was over, Brother Henry just kept his seat, and we served the bones to Henry Jones, 'cause Henry don't need no meat. Thought the
chops were mellow, and his saddest chops were bit. Reet, who served the bombs to Harry Jones? 'Cause Harry don't need no me. He's an Eggman. Harry don't need no me. A vegetarian. Harry, come in, mother. Non la traduco per rispetto della canzone, perché ogni canzone... questa deve... se uno... tu infatti ti vedo che stai morendo a ridere, perché chiaramente uno che sa l'inglese questa fa ridere la canzone. Un giorno, quando tutto questo sarà passato, dovremmo fare una trasmissione con i sottotitoli. Io, 7-8 anni fa, facevo uno show dove alla gente davo un libretto con le traduzioni dei testi, perché se no senti un pezzo in inglese, se non sai benissimo l'inglese... Lo devi sapere proprio bene comunque per riuscire a seguire una canzone. Lo faremo, cioè, faremo fatti, così, fare, con i sottotitoli le facciamo le trasmissioni. Yes. Senti un po', come ci vogliamo, abbiamo qualche minuto ancora, ci lasciamo con la musica, con la cucina? Ma la Vespa l'hai, l'hai pitturata, l'hai riverniciata? Allora, non ancora, sai perché? Siccome fa ancora caldo e si va in Vespa, ho detto, mo se lascio la Vespa una settimana al pitturatore, no? Poi arriva il freddo. Allora, quando fa freddo ce la porto e la terrò lì una settimana. Adesso arriveremo, penso, fino alla cosiddetta estate di San Martino, ci siamo dentro, e poi 12 ottobre, quando è San Martino? L'11 novembre. 11 novembre, sì. Io sto tornando indietro, evidentemente, a livello psicologico vorrei tornare all'11 di settembre. Sì, stavamo un po' meglio, certo. Sì. E poi arriva il freddo, perché normalmente succede così. E vabbè, la porterò la Vespa dal pitturatore. Rosa? Beh, allora, rosa, avevamo detto l'altra volta, se i telespettatori, le telespettatrici mi fanno una donazione, io la faccio anche rosa, però... Scusa, ma che cosa cambia tra economicamente, tra il farla rosa o farla un altro colore? Ti spiego. Allora, la Vespa si è bruciata grazie a Piaggio soltanto su una parte, quindi bisognerebbe riverniciare solo un pezzo. Dunque, ridare lo stesso colore che aveva. Esatto, e costa un paio di 200-300 euro. Tutta la Vespa ci vogliono 1000 euro buoni, penso. Poi cambiare colore credo che costi anche di più. Perché la mia è bianca, quindi che... pensa un po', per il bruciato è ideale. La tua che colore è? Bianca. Bianca? Io non ci sento oggi. Non ci sento, parlo più vicino al microfono. Mi senti meglio adesso? Adesso ti sento meglio, sì. Sì, però non ti vedo più, vedo un occhio sì e uno no. Così ti vedo meglio. Vabbè, o ti vedo o ti sento, entrambe le cose in questo collegamento non si può fare. Noi le abbiamo visti tutti le foto, Pietro? Vediamo. Ah no, questo è un piatto importante. Questo è un piatto che ho fatto per il compleanno della mia giovane madre. Che salute e abbraccio. Che ha compiuto 46 anni. Ne dimostra anche meno. Esatto. Assolutamente, questo è una spalla di agnello che ho cotto molto lentamente, molto lentamente, 4 ore e mezza. Beh, anche la crosticina? Beh sì. Le patate e l'insalata, ho servito con i contorni quelli giusti. Però ti assicuro che era veramente tenerissimo e squisito. Dunque lentamente, parliamo di quanto tempo? Più o meno un 4 ore, non so se ti ho mandato anche, sì, ti ho mandato anche la foto della spalla. E allora c'è la Pietro, la foto del, eccolo qua. Questo è appena uscito dal forno, capito? Vedi quella crosta. Poi l'hai dovuto tagliare. Sì, ma questo quando l'hai cotto così e viene fuori dall'osso, basta chiedere, capito? E vedi, sopra ci ho messo questa senape in grani, vedi? Che sì, fa sì. Tutte queste. Ma il sapore come lo cambia? Lo rende più delicato, perché l'agnello ha un sapore forte. Allora, in parte, allora, per quello ci metto la scorzetta del limone.
Però la senape, essendo acida, capito, tende un po' a schiarire quel sapore un po' ignorante dell'agnello. Però noi siamo abruzzesi, non è che ci fa paura. Vabbè, a me non ci fa. Io che però il sapore dell'agnello un pochettino mi rimane qui, così penso che lo preferirei. Ti assicuro, il mio agnello ti piacerebbe. Sono sicurissima, guarda, a parte vederlo così, già solo così dà gusto vederlo. Poi come l'hai presentato, insomma, per la mamma hai fatto un capolavoro. Noi come ci vogliamo salutare? Beh, dimmi tu, vogliamo fare un pezzo molto veloce? Sì, facciamo vai. Una sola stesura di un pezzo. Vai, vai, un vai. Un pezzo di George Gershwin. Ecco, oh, finalmente in diretta è successo l'impossibile, cioè che non ho sentito la nota, quindi l'ho sbagliato. They're writing songs of love, but not for me. Unlucky stars above, but not for me. We'll love to lead the way. I found more clouds of gray than in Russian play. Salutiamo. Il bello della diretta, ho sbagliato la nota, per forza. Non hai sbagliato nulla. Intanto in diretta può succedere di tutto ed è veramente il bello della diretta. Io non me ne ero accorta, come me tante persone non se ne sarebbero mai accorte se tu non l'avessi. Allora, un mio maestro in TV agli inizi della mia carriera mi disse, perché feci un errore e lo corressi in diretta e mi corressi in diretta. Mi disse, a meno che non c'è la necessità di farlo perché si è detto un'inesattezza o perché si è fatta una cavolata clamorosa, l'errore non va mai corretto in diretta, perché se 10 persone non lo hanno sentito e 10 sì, correggendolo tu lo metti in evidenza anche alle persone che non lo hanno sentito. Bello, questa è una delle prime cose che mi è stata insegnata in televisione. A me uno dei miei maestri di jazz mi disse, quando sbagli una nota, ripetila altre due volte, perché sembra che l'hai fatta volutamente. Allora, noi ci vediamo, speriamo, martedì prossimo. E faremo stessa in modo di ora, essere probabilmente di essere sempre più in di remoto, oggi. Perché qua oramai ci chiudono, eh? Sì, sì, martedì prossimo forse saremo più persone qui. Grazie Fabio. Io però ciao, non ho capito che cosa hai detto, forse dico, saremo forse. Più. Forse martedì prossimo saremo in 3 anziché in 2. Eh? Ah, non sono benissimo, non sono ne sono felicissima. Bene, grazie, grazie e buon proseguimento di serata. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a Fabio Fidanza, grazie a voi per l'attenzione, grazie ai tecnici in regia, ai colleghi in redazione. Questa trasmissione torna in diretta anche domani dalle 15.30 alle 17. Grazie ancora e buona serata.